Ragionandoci, oggi mancano 3 giorni alla prima sentenza. Mi sento molto tranquillo, non ci penso. Perché io del carcere non ho paura, me lo faccio a testa alta. Ma secondo me è un personaggio. Stronzate! Niente, lui è una persona abbastanza solare, abbastanza educata. Non è anche tu che ci sono le telecamere e ti rincoglionisci? Cosa bevo io la mattina? Il caffè. E fammelo, mi stai aspettando. Secondo me è molto se stesso, però. Ovvio, la paura di andare in galera c'è, però lui si dimostra sereno su questa cosa qui. Non so che cazzo fate con l'escola cartigenica, che non c'è mai. E ogni volta devo cagare, mi devo pulire il culo come? Con le mani? O con i giornali? Come bandiera povero? Con tutti i soldi che ho fatto? Ti devi vergognare! La cosa pazzesca è che comunque l'hai dimenticata adesso. Non è diventato così perché è personaggio, è diventato così da quando è nato. Allora devo fare le cose con la forza. Non è sempre dello stesso umore. Levati dal cazzo! Costa cazzo di bicicletta! Levati dal cazzo! Però conoscendolo, visto che è comunque dolce, un bravo ragazzo, ecco. Ti dovessero condannare 7 anni e 2 mesi? Ci credo pochissimo. L'unica cosa che mi dispiacerebbe è lasciare le cose belle che ho creato in quest'ultimo periodo della mia vita. Ovvero mio figlio che è cresciuto, che ormai me lo metto, ma soprattutto la mia fidanzata, che oggi è la cosa più importante che ho. Forse ci vediamo dopo.